Perfetto. Film, dovete muovervi quando vi diamo il fine, eh? Se facciamo qualcuno. Sei? Un pochettino più in qua? Ok. Un sorriso ragazzi, eh? Buonasera, ci troviamo qui al ristorante V di Saronno, dove GTO Motors in combinazione con il V ha organizzato questa bellissima serata con una magnifica rassegna di Ferrari storiche. Infatti abbiamo qui vetture che hanno tutte oltre 20 anni di vita, parcheggiate esattamente in senso di produzione, quindi dalla più vecchia, e abbiamo qui una vettura del 1964, fino alla più recente, una vettura del 1994. Abbiamo questa magnifica serata che poi si unirà a una manifestazione che è in corso in centro a Saronno, sempre legata al mondo dell'automobilismo e del motorismo storico, in memoria di Luigi Lazzaroni e Peppo Dones. Una magnifica sfilata per le vie cittadine dalle 9 di questa sera e un raduno di nuovo tutti assieme, questa volta in centro a Saronno, dove avremo la benedizione del Monsignore e una consegna targhe memoria ai parenti dei due defunti. L'auto più anziana della serata è questa bellissima 330 GT 2+2 prima serie, prodotta solamente per due anni nel 1964 e 1965 in poco meno di 500 esemplari. Questo modello è stato il modello utilizzato da Enzo Ferrari in persona durante i suoi spostamenti giornalieri dalla casa all'ufficio, proprio in quegli anni. La prima serie si differenzia dalle serie successive per il doppio faro anteriore. La seconda serie, che è stata prodotta nei due anni successivi, invece ha un monofaro unico. In ordine cronologico, dal 1964 passiamo al 1971, 365 GTC4, vettura prodotta in 483 pezzi, soprannominata Gobbone proprio per le sue forme un pochettino così sinuose, ed è stata una vettura che ha sostituito due modelli precedenti, è una 2+2 e è una vettura in questo caso appena finita di restaurare. Qui abbiamo tre vetture che riprendono la classica linea Pininfarina dei 208-308, vetture che sono state prodotte dalla metà degli anni 70, 1976 per l'esattezza, fino alla fine degli anni 80. In particolare la prima è una 308 GTS Carburatori, macchina prodotta dal 76 all'80. Di seguito troviamo una 308 4 valvole, macchina dei primi anni 80, già iniezione meccanica, e poi proseguiamo con una 208 turbo prima serie, prodotta anch'essa nei primi anni 80, per l'esattezza dall'82 all'84. Proseguiamo dopo le linee classiche di Pininfarina con la Testa Rossa. È un'icona nel mondo Ferrari, ha lasciato un segno, è stata una linea talmente particolare che è rimasta unica nel suo genere. Vettura prodotta dal 1984 fino al 1991 in 7177 pezzi per l'esattezza, qui ne troviamo due esemplari. Continua la linea classica di Pininfarina, qui vediamo l'evoluzione degli anni 80 rispetto a quella che abbiamo visto prima degli anni 70, e qui vediamo i modelli 328 GTB GTS, in questo caso si tratta di una GTS, e i modelli turbo intercooler, anch'essi prodotti in versione chiusa GTB e in versione aperta con tetto rigido asportabile GTS. F40 è una macchina che con chiunque si parli si sa di che cosa si sta parlando. F40 è una macchina che fa parte delle serie speciali della Ferrari, serie speciali che ricordano normalmente ogni 10 anni
il decennale di Ferrari. In questo caso venivano festeggiati i 40 anni. Parliamo del 1987, viene presentata questa vettura che verrà poi prodotta dall'89 al 91-92 in 1311 esemplari. È una macchina che oggi ha un valore di mercato importante e fra tutte quelle che abbiamo qui questa sera è sicuramente la macchina di maggior valore. Da questa parte abbiamo una rassegna delle vetture, diciamo, degli anni 90, dei primi anni 90. La prima è una Mondial T ed era in quel periodo l'8 cilindri 2 più 2 in produzione. Veniva prodotta come coupé, come l'esemplare che vediamo qui davanti, e nella versione cabrio con la capote in tela. Proseguiamo con il modello 328, in questo caso abbiamo due esemplari, una versione TS col tetto rigido asportabile e una versione TB, quindi coupé chiuso. Le macchine montavano lo stesso motore della Mondial T che abbiamo poc'anzi visto. Finiamo poi con la 456 GT e siamo al limite dei 20 anni, macchina del 94, vettura 12 cilindri, l'ammiraglia dell'epoca ed è sempre una 2 più 2.